non ti fidi di me? Sì, perché non la smettiamo con tutta questa storia? No, perché vorrei sapere di che mi stai accusando. La verità è Delfina. che sto cominciando a offendermi. Non ti fidi di Delfina, me? io mi fido di te, ma è per sicurezza, solo per questo. Per la Vedrai, non ci sicurezza? vorranno. Ma insomma, dici, di cosa stai parlando? Bene, Sono pronta, sono ora pronta! possiamo cominciare. Nome. Florencia Santijan. Beh, non so fino a quando avete informazioni, perché in realtà mi sono chiamata così da un momento all'altro. Prima mi chiamavo Florencia Fasarino, che era il nome di un papà, che in verità non era mio padre, però è stato una specie di papà per moltissimi anni. Potrei anche chiamarmi Florencia Valente, e quindi Florencia Valente Santijan e Fasarino, Florencia Fasarino Valente Santijan, non so quale, non lo so. Va bene, va bene, per favore, una sola parola alla volta. Sì. Può dirmi quali sono le sue mansioni in questa casa? Sì, ma certo, una sola parola per questo è semplicissimo. Una sola parola. Ah, mi si sono scollegati i cavi del co... Va bene, continuo a rispondere, continuo. Una sola parola. Che faccio in questa casa? Lavoro. Insomma, lavoro. Se questo lo potete chiamare lavoro, è lavoro. Perché in verità ai bambini voglio tanto bene. Martin e Roberta, che non sono della famiglia, ma sono qui con noi. Perché Federico ci ha lasciato, ecco. E ci sono i gemelli, che sono più grandi. Ci sono le streghe di cui non voglio parlare. Ci sono anche Lorenzo e Greta, che così come sembra è un bonbon ripieno di crema dolcissima. Un pasticcino al cioccolato al latte, un amore. Tutte le strade conducono al conte, che così come lo vedete sembra un adulto. Però io quasi quasi mi sentirei di cambiargli il pannolino. Ed è tutto così come sembra. Un cuore d'oro, perché ora non faccio un tesoro. Che cosa significa questo disastro? Giuro che non c'entro, sono innocente, sono innocente.